serata secondo me meravigliosa. Si stava parlando proprio con Salvatore qui fuori. Avellino non tradisce mai certi tipi di manifestazione e ciò che riguarda comunque la maglia dell'Avellino. Cioè, l'amore è grande. Poi qui c'era la festa era per Adriano, quindi eravamo certi che rispondesse in qualità e in quantità. Per noi personalmente è stata una cosa meravigliosa, perché ci ha dato modo innanzitutto di poter appurare che i valori di Adriano come giocatore e come uomo sono stati apprezzati nella sua vera città di adozione, dove poi ha messo su famiglia. La cointestazione di uno stadio è una cosa molto importante, molto, molto bella e molto sentita, e questo a noi ha fatto piacere, poi ha fatto piacere anche ritrovarci. Mi scusi, si può chiudere? Abbiamo una certa età e l'udito. A proposito di Slavia, visto che questo è ormai il male del secolo, il male ancora peggiore del famoso tumore Uriancello. Ecco, lei che ha vissuto per tanti anni con la Fiorentina, di questa Fiorentina del passato, se ne è parlato, cioè è stata accostata a questa malattia. Guardi, io. La blocco. Io non voglio parlare di questo perché non c'entra niente. Noi siamo qui per fare una festa per Adriano Lombardi, per prendere il testimone per la ricerca, per la SLA. Infatti metà dell'incasso è andata alla Fondazione Borgonovo e Stefano ci ha mandato un gran bel messaggio che è stato letto poi ai microfoni a tutti. E l'altra metà per l'ospedale di Avellino. Noi siamo sempre a disposizione, perché l'età ci spinge verso buoni sentimenti, non siamo più nell'età della corsa, siamo nell'età della sedia, nel senso che dobbiamo vedere di scaldare il nostro cuore, non più per quello che facciamo, ma per quello che possiamo fare anche per gli altri che sono stati meno fortunati. Lo so, e non le rispondo perché non c'entra niente. Non c'entra niente, mi scusi, non c'entra niente. L'erbicidio, non ci capisce niente nessuno. Siamo qui a radunare i danari perché la ricerca ci capisca qualcosa. Io ho fatto il liceo scientifico. Che cosa posso dirle? Non posso dirle niente. Se ci penseranno, noi ci dobbiamo preoccupare di raccogliere dei danari da dare a disposizione a eminenti professori che hanno studiato su questo campo per cercare di vedere di debellare questa malattia. Di più non possiamo fare. E verso gli italiani che hanno delle teste giuste per poter mettere a disposizione il loro sapere. È importante, ma lì si va in un altro campo che non è quello di stasera, è importante che non li lasciamo andare via, che lavorano per l'Italia. Questo è un altro par di maniche. Avellino anche. La mia Juve Stabia è il mio Avellino, che riescono assieme a festeggiare la promozione. Visto che hai fatto un allenatore in Sicilia per tanti anni, una partita di finale tipo quella che la Avellino affronterà, la tua esperienza, come, in che modo va affrontata? Ma vedi, le partite di campionato sono diverse da queste tipo di partite. Queste sono è una partita di 180 minuti. Il primo tempo l'Avellino vince 2-1 e credo che il secondo tempo a Trapani sicuramente l'Avellino riuscirà a mantenere questo risultato, ne sono convintissimo. La mia Juve Stabia domenica affronterà l'Atletico Roma. Un traguardo storico per noi, perché inizialmente nessuno di noi pensava minimamente
che la Juve Stabia potesse fare questo tipo di campionato. Eravamo partiti per un campionato di salvezza e poi strada facendo ci siamo trovati a lottare per la promozione. E speriamo che alla fine possiamo, lo dicevo prima, che se l'Avellino l'Avellino andrà in prima categoria e la Juve Stabia in B, alla fine festeggeremo tutti assieme, sia Juve Stabia ad Avellino con un'amichevole.